Tocco da Casauria. È in programma una delle due gare di playoff che chiudono la lunga ed estenuante stagione del maxi raggruppamento pescarese di terza categoria, che di fatto è l'ultimo in ordine cronologico a chiudere i battenti. Pur essendo tecnicamente una semifinale, la sfida odierna tra i padroni di casa del Michetti Tocco e il Real Catignano è a tutti gli effetti una vera finale, visto che le vincenti dei due confronti, che nell'altra gara propone il duello tra Picciano e Moscufo, condurrà senza ulteriori code al prossimo campionato di seconda categoria. Vista l'importanza della posta in palio, il pubblico sugli spalti è adeguato all'evento, con il pienone che fa anche da degna cornice all'ingresso in campo delle due rivali. Se all'11 del presidente Santilli basta anche un pari dopo eventuali supplementari, la peggior classifica costringe i giallorossi ospiti a giocare soltanto per la vittoria. La sfida si apre senza grossi squilli di tromba, con i due portieri inizialmente inoperosi che rischiano pochissimo sulle iniziative dei rispettivi reparti avanzati. I primi a tentare la sortita sono i ragazzi di Mister Guardiani, che al settimo si fanno vedere con l'infruttuoso stacco ravvicinato di Guardiani, che spedisce a lato sugli sviluppi di un tiro d'angolo. La reazione ospite si evidenzia pochi minuti dopo, quando il destro dal limite di Colaiocco sibila pericolosamente oltre il palo opposto. Prima della mezz'ora il Real Catignano si propone nuovamente con l'incursione di Giacomo, che sull'ottima imbeccata di Colaiocco scalda i guantoni a Paolo Smarrelli, che si rifugia provvidenzialmente sul fondo. Se l'estremo di casa preserva la sua porta, il suo collega del reparto avanzato Di Gregorio permette ai toccolani di sbloccare il risultato al minuto 31, quando la rasoiata dal limite dell'11 di casa, ben imbeccato da Guardiani, si infila nell'angolo alla destra di Delle Monache, che non riesce ad evitare la capitolazione e il comprensibile entusiasmo dei supporters rossoverdi, i quali vedono ormai vicino l'agognato traguardo del salto di categoria. Sulle ali dell'entusiasmo, i padroni di casa cercano di chiudere i conti prima dell'intervallo per amministrare poi senza sorprese il resto della gara, con Alili che dapprima calcia dalla distanza ma non sortisce effetti degni di nota, e al 44esimo va invece a bersaglio scavalcando con un pallonetto all'estremo avversario da distanza ravvicinata, ma il direttore di gara ravvisa una posizione irregolare dello stesso calciatore toccolano e invalida conseguentemente la segnatura. Se il raddoppio non arriva, il Real Catignano perviene al pareggio in avvio di ripresa grazie al neo entrato d'Ottavio, che fulmina Smarrelli approfittando di una disattenzione avversaria che gli consente di arrivare a distanza di sicurezza per non fallire il bersaglio grosso. A questo punto si profila concretamente lo spettro dei tempi supplementari, anche se le due contendenti cercano in tutti i modi di evitarli. Al 13esimo l'avanzato Iacuone raccoglie il traversone al centro di Galante e cerca di trovare il pertugio per calciare in porta da distanza ravvicinata, ma la difesa del Catignano riesce in qualche modo ad evitare guai peggiori. Scampato il pericolo, la truppa di Mister Colarossi fallisce una colossale opportunità che a conti fatti risulterà decisiva per indirizzare la storia della gara. È il 18esimo infatti quando Paolo Smarrelli manca clamorosamente il rilancio, permettendo all'appostato di Giacomo di raccogliere la sfera e scagliare praticamente nella porta sguarnita da distanza minima. Ma il bomber giallorosso fallisce incredibilmente calciando a lato. È lo stesso calciatore a rendersi conto dell'errore imperdonabile e per qualche istante rimane a terra a rimuginare sull'episodio. Sarà di fatto il canto del cigno per il Real Catignano, che da questo momento non avrà più altre possibilità per mettere in crisi l'estremo toccolano. La squadra di casa prova ad evitare i supplementari con il neo entrato Simone Smarrelli, che al 35esimo svette in aria sulla pennellata di capitano Di Valentino, ma Delle Monache si distende ed evita rogne. Al 39esimo Di Gregorio scatta sulla verticalizzazione in aria di Francesco Antonio, ma sparacchia al lato da posizione leggermente defilata e non riesce a bissare la segnatura della prima frazione. Prima del fischio che rimanda i discorsi agli extra time, il Michetti spara l'ultima cartuccia con lo stesso capitano Di Valentino, che di prima intenzione spedisce al lato con una battuta che sembra un rigore in movimento, vista la posizione della sfera a ridosso del dischetto. I supplementari, che diventano a questo punto inevitabili, avranno ben poco da raccontare. La prima mini frazione va in archivio con l'innocuo tentativo del neo entrato di Clemente, che sulla pennellata al centro di Galante consegna la sfera tra le braccia di Delle Monache. Nel secondo e ultimo tempo supplementare è Iacuone a mancare la stoccata risolutrice, ma poco male, perché di lì a poco il direttore di gara fischia per tre volte e dà il via ai festeggiamenti in casa Michetti per la vittoria di campionato appena raggiunta. Presidente Maurizio Santilli, un sogno che si avvera oggi, il Michetti che arriva in seconda categoria, se l'aspettava?
Sinceramente no, perché abbiamo iniziato questa avventura così, all'ultimo momento diciamo. Abbiamo raccolto un po' di giocatori toccolani, abbiamo convinto il mister Guardiani Serafino a fare questo percorso con noi. Però no, alla fine del girone d'andata eravamo messi male. Poi però nello spogliatoio, un giovedì, vero mister? Sì. Abbiamo detto che facciamo 15 partiti, 45 punti nel girone di ritorno. Si è avverato, siamo arrivati a sto grande presidente! A sto finale. E diciamo che è un sacrificio di tutti, soprattutto del mister, dei giocatori che loro ci credevano. Specialmente Massimo Rollino ci credeva fin dall'inizio, sì, ci credeva. Va bene così, è stata, specialmente la finale è stata una cosa non credo. Troppo batticuore, non ci volevo, era troppo... Presidente, le volevo chiedere a chi dedica questa vittoria, non a chi le ha fatto il gavettone probabilmente. No, sinceramente no, non la dedico a quelli che hanno fatto il gavettone, la dedico al mister e a tutti i giocatori che si sono fatti in quattro e che non sono mai mancati in un allenamento. Noi il martedì e il giovedì eravamo in 23-24 persone, questo sempre, fino a giovedì scorso. Quindi questo merito a tutti i ragazzi che hanno creduto in questa vittoria. Serafino Guardiani è il tecnico di questa squadra che adesso approda in seconda categoria. Il Michetti in altro periodo, un'altra società, già aveva militato in questi campionati, adesso si torna con un'altra squadra che milita in seconda, quindi l'anno prossimo si presuppone un derby. Non so se l'altra società si ripresenta, farà l'iscrizione. Comunque noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, un gruppo fantastico, merito ai ragazzi, tutti locali. Un ringraziamento va alla tifoseria, al presidente, alla società e a tutti quanti. Dedichiamo questa vittoria al paese, ai colori sociali della Michetti, del rosso verde, una società gloriosa che è nata negli anni 60. Io ho militato con questa società una ventina di anni come giocatore, adesso mi sono ritrovato a fare il mister e come primo anno abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Siamo partiti un po' alla sordina, con pochi elementi e alla fine ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto questo risultato. Onore anche alla squadra che non ha perso oggi, ma comunque per una classifica peggiore è stata estromessa da questi festeggiamenti. Purtroppo la classifica ci ha premiato alla fine, è stata una finale molto sentita, equilibrata e alla fine ha premiato diciamo, la società che si è classificata meglio durante la stagione sportiva. Complimenti anche alla squadra sconfitta, il Real Cadignano. E lei a chi dedica questa vittoria? Io dedico la vittoria a mio figlio, che è un giocatore della Michetti, a tutti i dirigenti, a tutti i tifosi e soprattutto a tutto il paese Tocco Casauria. Francesco Colarossi è il tecnico del Real Cadignano che oggi si è comportato molto onorevolmente in questa finale alla quale però eravate obbligati a vincere vista la peggior classifica. Non si può rimproverare quasi nulla per la sua squadra. Assolutamente. Faccio i complimenti ai ragazzi perché veramente 9 mesi, 34 partite, siamo partiti in 24, siamo arrivati in 24. Quindi veramente faccio i complimenti alla società, ai ragazzi, perché il nostro campionato già l'avevamo vinto. Oggi purtroppo per me è il secondo anno che perdo la finale, però niente, non posso recriminare niente assolutamente ai ragazzi. Complimenti al Tocco perché è veramente una bella squadra, un'ottima squadra, messa bene in campo e complimenti a loro, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ricordo ai miei inizi televisivi il Cadignano in promozione, si potrà tornare a quei tempi gloriosi? Il paese merita categorie superiori,
però ripeto, siamo partiti come tra virgolette una matricola e il nostro ce l'abbiamo fatto, non è una scusante, ce l'abbiamo messa tutta, però il calcio è questo, non sempre vincono i migliori. Niente, ci siamo mangiati un gol, mi dispiace, sull'1-1 ci siamo mangiati un gol clamoroso, però purtroppo, ripeto, il calcio è questo, complimenti a loro. Per chiudere, lei pensa che la società possa fare qualche domanda di ripescaggio, visto il sempre minor numero di squadre che si iscrivono? Io personalmente non ce la penso per un semplice motivo, perché l'emozione che ti dà vincerla, il ripescaggio non te la dà. È logico che se fai la domanda per la storia di Catignano, secondo me abbiamo un punteggio molto alto, quindi eventualmente ripescherebbero subito. Però ripeto, la società adesso farà le sue scelte, ci prendiamo un po' di pausa, ci facciamo una bella vacanza e dopo niente, vediamo il da farsi. Alessandro Galli, uno dei calciatori di questa squadra di Tocco da Casauria, tra i protagonisti di questa cavalcata e anche, mi hanno detto, tra i protagonisti di questa rinascita societaria, perché in estate sei stato insieme ad altri amici a sollecitare il presidente e gli altri a ricomporre questo organico che in passato già esisteva a Tocco ma che poi era scomparso, e dalla tua iniziativa e di quella dei tuoi amici è nato questo successo. Sì, sono riusciti a far sparire il calcio toccolano di noi toccolani, che il calcio ce l'abbiamo nel DNA, prendendo giocatori di fuori, società, si sono sciolte due società, l'altra società è riscesa dalla prima e l'anno prossimo farà la seconda. Noi invece abbiamo fatto un gruppo di tutti i ragazzi toccolani che ci hanno il cuore e la fortuna di saper giocare a calcio, siamo in tanti. Io ho sempre fatto panchine, quest'anno fortunatamente l'ho vissuto da protagonista, ma il merito è dei miei compagni. Ho dei compagni che fortunatamente possono fare categorie superiori, poi insieme al mister e a tutta la società siamo riusciti a coronare questo sogno. E a chi dedichi tu questa vittoria? Io questa vittoria la dedico a Grado e la dedico a Rossano, Emanuele Smarrelli, Simone Smarrelli, Emanuele Galante e Fulvio, perché sono stati loro l'anima di questa squadra, i più anziani, i più abituati a vincere, loro la vittoria ce l'hanno nel DNA, e la prestazione di oggi di Andrea Iacuone sottolinea il fatto che ci serve esperienza nel calcio. Lui ha vinto tanti campionati e oggi ci ha portato in seconda categoria.